L'auto prende fuoco mentre è in movimento. Verso la tarda notte di ieri, in pieno centro a Monopoli, a due passi da Piazza Vittorio Emanuele, una Citroen Cactus alimentata a gasolio con a bordo due ragazzini appena maggiorenni stava per essere divorata dalle fiamme. Fortunatamente il titolare della pizzeria situata di fronte all'incrocio tra via Duca d'Aosta e via San Vincenzo, da dove l'auto stava passando, si è accorto della scena ed ha allertato i due giovani, quali invece non si erano accorti di quanto stava accadendo alla loro vettura. Tempestivo è stato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Monopoli. Nel frattempo, con un estintore si è cercato di domare il principio di incendio e di impedire al fuoco di distruggere l'utilitaria. Sul posto sono accorse due pattuglie di Guardia di Finanza e di Polizia di Stato. I vigili del fuoco hanno effettuato le manovre di messa in sicurezza e di spegnimento delle fiamme, nonché di raffreddamento del motore. La viabilità ha subito qualche rallentamento, per i due giovanissimi soltanto un po' di paura, ma sono in ottime condizioni di salute.